Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti per il classico appuntamento di una cucina con Michela, una ricetta insieme con Michela. Abbiamo anticipato ad oggi anziché domani, perché domani non ci sono. Vediamo se arriva la notifica, non ho messo neanche il microfono stasera, vediamo se ci sono le persone in diretta con me, vediamo un pochetto. Vediamo. Allora, vediamo chi c'è stasera in diretta con me. Buonasera a tutti, benvenuti. Volevo ringraziare Lia per aver fatto la pizza di zucchine in padella, detto fatto, e dall'oggi al domani subito l'ha fatta. Tanti altri di voi, grazie per le altre ricette fatte. Vediamo un pochetto chi è in diretta con me stasera. Ma mi sentite? Ciao Liboria, buonasera. Vediamo, Disa, buonasera. Concetta, abbiamo anticipato un pochetto anche l'orario perché è sabato e c'è chi va fuori con gli amici, chi è in casa, chi ancora è fuori casa, però la facciamo lo stesso. Allora, ciao Teresa, buonasera anche a te. Vediamo, riuscite a sentirmi? Ciao Rita. Allora, che cosa dobbiamo fare insieme? Non indosserò neanche il grembiulino perché sarà un dolcino molto molto veloce. Ciao tesoro Stella, buonasera Pietro. Allora, che cosa faremo? Faremo insieme la mattonella di biscotti, molto molto semplice, veloce. Non utilizzerò creme, ma farò una crema fredda con la ricotta. Se avete visto nelle storie gli ingredienti, se qualcuno vuole farla con me, la può fare. Allora, Vera, Giusy, ci siete? Lina, che bel sole hai mandato. Oggi fa caldissimo, non so da voi, ma penso che fa caldo un po' da ovunque, insomma. Vogliamo fare questo dolcino insieme, veloce, veloce? Una favola, eh? Allora, non mi avete detto se mi sentite, ma penso di sì, altrimenti qualcuno mi avrebbe detto: Michela, stai parlando e non si sente. Si sente? Vera, mi senti? Lina? Dolcino, Massimo, si sente? Buonasera, Massimo. Grazie, sempre presente, eh? Vediamo un pochetto. Anche qui a Milano fa caldissimo, e lo so, eccoti Mario, mi mancavi, veloce veloce una favola, mi sono dimenticata di dirtelo che l'avevo anticipata ad oggi, beh tu sai il perché, quindi. Angela, augurissimi a tua figlia, per Elena nata, era bella bimba, bella come la mamma, sì, forte e chiaro, perfetto. Allora, facciamo questo dolcino insieme, veloce veloce, e poi amen, ce lo possiamo mangiare, va bene? Voi con gli occhi, io invece no, me lo mangerò. Mi giro verso il piano di lavoro, accendiamo la lucetta e iniziamo a preparare. Allora, eccovi qua. Stasera Enza facciamo la mattonella di biscotti, molto veloce, molto semplice. Se la possono mangiare tranquillamente anche i bambini, perché metterò pochissimo liquore o quasi niente. Ciao a Brahim, ciao Patrizia, buonasera. Allora, innanzitutto andiamo a fare, io qui ho dei biscotti, io lo sai, ma secchi, ok? Allora, prendiamo la ricotta, perché farò il dolce con la ricotta e il latte condensato. Va preparato sempre il giorno prima, difatti. Io uno già ce l'ho pronto e l'altro adesso lo facciamo insieme. Ciao Carmela, buonasera a te, da New York mi sembra, vero? Perché non ti becco mai in diretta per salutarti, perdonatemi, ci sono tanti di voi che mi dicono ma non mi saluti, non mi saluti, avete ragione, poi mi saluto in differita perché i messaggi scorrono talmente veloci che non riesco a leggervi tutti. Allora, prendiamo la ricotta, ne prendiamo mezzo chilo, quindi facciamo un quarto e un quarto. Mettiamo un pizzichino di sale e mescoliamo. Ecco qua, 200 g di zucchero semolato, mescoliamo. Io vado ad aggiungere metà fialetta di rum, se a voi non piace potete aggiungere la profumazione che a voi piace, che desiderate, che utilizzate normalmente, un po' di strego, un po' di limoncello, della vaniglia, fate voi. Mescoliamo. Ecco qua. Aggiungiamo delle goccine di cioccolato. Ecco qua, anche le goccine sono andate via. E mescolate.
a questo punto non ci resta che assemblare il dolcino. Allora, ciao Lucia, Liliana, eccoci, ci sei. Perfetto. Quindi la crema ricotta l'abbiamo fatta. Adesso qui andiamo ad aggiungere un paio di cucchiai di latte condensato. Uno e due, belli colmi, eh? Ecco qua. Lo ripuliamo, mi sciacquo pure un attimo le mani e finisco di girare. Allora, mescoliamo, vediamo chi c'è con me. Ecco qua, voi fatelo, abbiamo detto il giorno prima, mi raccomando. Ecco qui, la crema l'abbiamo fatta. Vediamo, allora, prendiamo, io prendo uno di questo, usa il getta, quindi facciamo velocemente. Andiamo a cospargere con del cacao amaro la base. Facciamo così. Poi se a voi non piace la ricotta, potete farlo semplicemente con della crema pasticcera, della panna con un po' di ricotta, fate voi. Ciao Vincenzo! La strega, ottima come profumazione. Allora io qui che cosa ho? Ho del latte, ho aggiunto della vanillina in polvere, fate voi, io ne ho messo due bustine, e poi ho aggiunto un paio di cucchiai di zucchero. Qui potete aggiungerci tutto quello che volete, potete fare latte e caffè, potete aggiungerci un altro tipo di liquore, come diceva pure Vincenzo, possiamo mettere della strega, fate voi. Io ho messo semplicemente della vanillina. Prendiamo i biscotti. Questo è un dolce estivo, molto veloce, facile, economico e buono, e si mantiene in frigo pure 4-5 giorni. Allora, prendiamo, bagniamo e facciamo gli strati. Ecco qui, poco poco, bagniamo poco, altrimenti si inzuppano troppo. Ecco, vedete, ci vanno giusto giusto 3. Vanno perfettamente a incastro. Allora, facciamo così. Questa è una teglietta da 4 porzioni e quindi ce ne vanno perfettamente 9 alla base, 9 di questi biscotti. Una volta bagnato, andiamo a metterci la farcia. E vi posso garantire che è buonissima, è un dolce buonissimo, fresco, estivo, veloce veloce una favola, è facile da preparare in qualsiasi momento, si deve portare in tavola un dolcino per fine pasto, eh? Andiamo a coprire, copriamo sempre, latte, biscotti, ecco qua, velocemente, velocemente, vero Mario? Veloce, veloce la favola? Allora, Patrizia, allora Teresa, ciao, grazie, Ibrahim, Nancy, buonasera, Teresa, posso inzuppare solo col caffè? Inzuppa col caffè, inzuppa tranquillamente, ottimo, caffè rum, caffè, poi se ti piace qualche altro tipo di profumazione, fai più, mettiamo ancora, ecco qua, facciamo un altro strato e poi completiamo, eh? Stiamo bene bene, se voi volete fare più strati fate, io farò un ultimo strato e completo, andiamo a completare con i biscotti. Allora dicevo, questo tenetelo in frigo un giorno prima, ecco qua, così anche con il latte condensato si compatterà bene bene, dopo vi faccio vedere quello che ho fatto ieri. Allora, andiamo a inzuppare. Così e chiudiamo. Ecco qua, è un dolce velocissimo, super facile e che piace sicuramente a grandi e a piccini, come merenda, come dolce di fine pasto, come volete voi, vero? Nietta, buonasera! Allora, ciao Chiara, tesoro, puoi ripetere... Gli ingredienti, ho fatto la crema ricotta, poi domani vi posto tutta la ricettina. Una crema ricotta, mezzo chilo di ricotta, 200 g di zucchero, un pizzico di sale, poi ho messo un po' di rum,
ho mescolato tutto con delle goccine di cioccolato e poi niente. Ho preparato una bagna semplice con latte e vaniglia. A voi se piace potete metterci anche il caffè, quindi fare tipo caffè e latte. Ecco qua, mettiamoci quest'altro mezzo biscottino qui, così vediamo se riusciamo a chiudere. Ecco qua. Allora, questa è la mattonella di biscotti, adesso andiamo a completare con del cacao amaro. Ecco qua. Completate bene bene bene. Eccolo qua. Benissimo. E che ve lo dico a fare? Allora, una volta fatto questo, poi coprite con carta alluminio, lasciate in frigo. Allora, questo abbiamo finito. Ed ecco qua. Questo è il nostro dolcino, la nostra mattonella di biscotti. Veloce, veloce una favola. Adesso io passo per casa. Vieni, amore, non ti preoccupare. Ciao, vita, Carmine, buonasera. E figlia Maglia, tesoro. Allora, questo è quello da mettere in frigo. Adesso metto questo in frigo e prendiamo quello già pronto. Dopo lo mettiamo. Aspettate. Allora, fatemi un attimo ripulire pure la parte qui e vi prendo il dolcino. Così subito facciamo. Allora, questo non ci servirà più. E adesso vi prendo quello già pronto. Allora, vado, aspettatemi. E voilà, eccolo qua. Eccolo qua. Ta-da! Eccolo qua. Però adesso io lo vado a completare un attimino, perché voi sapete che a me piace l'inciucio, un attimo solo. Come lo presenta Michela? Tavola? Aspettate. Un po' di biscottini sbriciolati. Ecco qua. Aspettate che ve lo faccio vedere. Oh. Adesso ne tagliamo un pezzetto. Ecco qua, dalla semplicità viene sempre fuori qualcosa di bello e sicuramente buono. Tagliamo un pezzetto insieme così vediamo il risultato. Vediamo, 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 vediamo. Tagliamo un pezzetto. Allora, andiamo a metterlo nel mio piatto come sempre. Ciao Giuseppina, Laura, Carla. Vediamo se riusciamo con il primo pezzetto, è sempre un poco più monello. Vediamo, prima ci prendiamo anche l'altro pezzettino. Ecco qua. Aspettate che adesso lo completiamo. Lo completiamo bene bene bene. Così ci facciamo un po' di scena. Vero? Ecco qua. Eccolo qua il nostro dolcino, la nostra mattonella. Veloce, veloce, una favola. Eccola qua. Avete visto? Vedete? È un po', diciamo, non è un è un semifreddo che si può tranquillamente mangiare sia come merenda che come dolcino di fine pasto, Ciao Giuseppe, buonasera. E questo invece è l'interno del nostro dolcino. E allora, anche oggi abbiamo realizzato un dolcino veloce veloce, una favola insieme. Abbiamo anticipato, abbiamo detto invece di domenica l'abbiamo fatta adesso. Ciao Chiara, grazie. Ci vediamo giovedì per la ricetta salata, sempre alle 20:30.
Sì, Vita, è buonissimo. Se fate questa ricetta, mi raccomando, postate sempre le vostre foto sotto al post che metterò domani e condividete la diretta e seguite la pagina e le storie, perché domani o dopodomani sarò fuori per lavoro. Quindi vi lascio una buona serata, vi auguro un buon fine settimana, vi saluto con il mio dolcino, la mattonella, la mattonella dolcissima della domenica, e vi aspetto giovedì come sempre in tantissimi. Ciao Antonio, un bacio a testa, grazie Mario, Evelina, buonasera, buona serata a tutti quanti. Ciao.